in 9. Non è male, dai. Se volendo parlare anche della letteratura del Medioevo, che non è, diciamo, un argomento molto semplice da affrontare, soprattutto in periodi in cui va di moda quello che è più moderno, comunque più contemporaneo, c'è sempre qualcuno che apprezza diciamo, questo periodo. Bene, ok. La prima ragazza. Sì, oh. È in campagna lei. Ciao, buonasera. Buonasera Irina, benvenuta. Bene, Grazie. io direi, Giuseppe, magari cominciamo o no? O aspettiamo ancora qualche minuto? Eccomi qua. Bene, dunque, Buonasera. buonasera. Intanto ringraziamo gli organizzatori di questa serata che riguarderà la lettura medievale in Italia, in senso stretto, ma anche in senso più largo, la letteratura medievale in Europa. Ringrazio il Consolato Generale, l'Ufficio Istruzione con il dirigente, professor Giuseppe Loporto, e poi la direzione della Vice Scuola Economica per aver in collaborazione creato questa serata. Cercheremo, mi capite? Parlerò lentamente, cercherò di parlare lentamente. Cercherò di non annoiarvi perché parlare del Medioevo non è una cosa semplicissima. Così posso andare avanti con questa cadenza, posso andare avanti. Sì. Mi capite? Bene. Ok. Vorrei aprire la serata oppure questa diciamo oretta insieme. Dando la parola al professor Loporto, a nome del Consolato Generale, d'Italia a Mosca, che vorrà, parlarvi qualche minuto, del suo contributo a questa serata. Professor Loporto. Vado? Allora, innanzitutto buonasera, grazie per questo invito. Io ringrazio in particolare il dottor Celestre della Vice Scuola Economia, ringrazio la direzione della scuola che dà questa possibilità di discutere, di dialogare, di confrontarci su alcuni aspetti. In questo caso è un aspetto un po' particolare perché parleremo del Medioevo, ma in generale la nostra disponibilità, la mia in particolare, è sempre massima per poter discutere della lingua, della cultura italiana, sia nel passato sia nel presente, negli sviluppi che essa può avere nei rapporti con la letteratura russa, ad esempio, nei grandi, nei profondi rapporti che si sono sviluppati nei secoli. A tal proposito, vi invito a leggere numerosi approfondimenti che riguardano proprio i rapporti, sia a livello intellettuale, sia a livello artistico, architettonico, ma anche cinematografico, per andare anche più nel recente, tra Italia e Russia. Vi ringrazio perché parlare di Medioevo normalmente è come se si volesse parlare di un periodo
sicuramente di secondaria importanza, secondo le accezioni più diffuse, di secondaria importanza rispetto ad esempio all'umanesimo e al Rinascimento che vengono poco dopo. E invece così non è, perché dal punto di vista innanzitutto storico, ma poi chiaramente anche culturale, io parlerò lentamente così spero di poter essere anche chiaro, ma se ci dovesse essere qualcosa che non fosse compresa, vi prego di farmelo sapere in modo tale che poi potremo anche tornarci su. E quindi dicevo, dal punto di vista storico, ma anche naturalmente più profondamente culturale, parlare del Medioevo è indispensabile per poter capire poi l'età che viene successivamente, ovvero l'età, dicevo, dell'umanesimo e del Rinascimento. E allora partiamo proprio dal capire cosa esattamente in lingua italiana significa Medioevo. E proprio la parola Medioevo sta proprio a significare età di mezzo. Ma età di mezzo, chi è che dà questa terminologia di età di mezzo ad un periodo storico che è in mezzo a cosa? Ecco, è un periodo storico che si trova in mezzo al mondo classico precedente e mondo umanistico rinascimentale successivo. E quindi furono proprio gli umanisti del XVI e del XVII secolo a definirla, XVI soprattutto, a definirla età di mezzo, quindi Medioevo. Perché la chiamano essi? La chiamano età di mezzo? Perché dicono è un periodo che noi dobbiamo scavalcare, perché noi, gli umanisti, vogliamo tornare indietro nel tempo, vogliamo rifarci all'età classica. Quindi il periodo che sta tra il V secolo d.C. e il XV-XVI secolo d.C., per gli umanisti conta poco da un certo punto di vista, ma noi tutti, soprattutto chi dopo ha avuto occasione di studiare e approfondire anche le vicende storico-politiche e sociali, si rende conto che non è vero, perché il Medioevo ha una grande valenza storica, culturale, letteraria, ma anche architettonica e quant'altro. Se è vero che l'umanesimo e il Rinascimento sono le vere basi della cultura e della società occidentale moderna, perché così è in effetti, è pur vero che se non ci fosse stato tutto il periodo della cosiddetta età di mezzo, non avremmo potuto parlare di età moderna successivamente. Quindi, ponendo come inizio, diciamo, un inizio che gli storiografi danno tra la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, quindi siamo orientativamente al 476 d.C., e l'inizio della cultura umanistica del 400-500, ci troviamo esattamente dentro questo del 1400-1500, ci troviamo esattamente all'interno di questo Medioevo. Attenzione però, non è un Medioevo un'età che non conta nulla, e come no? Stiamo parlando di un periodo storico in cui, tanto per fare un esempio, abbiamo un certo Carlo Magno, tra l'altro. Poi ci saranno differenziazioni tra alto medioevo, basso medioevo, ma questo dal nostro punto di vista conta poco. Quello che è il mio compito specifico, toglierò ancora un po' di minuti all'intervento del dottor Celestre, quello che io voglio un po' approfondire assieme a voi invece è quello che è il mio settore specifico, il settore della lingua e quindi della lingua italiana nel caso particolare. Ed è proprio nel Medioevo praticamente che la lingua italiana trae le proprie origini, ovvero sia l'inizio, l'aurora della lingua, ma non soltanto la lingua italiana, ma le lingue neolatine, quelle che poi vengono definite anche lingue romanze. Iniziano in quel periodo, o perlomeno supponiamo, o comunque abbiamo ricostruito che iniziano nel primo Medioevo, perché sono stati ritrovati, nel caso della lingua italiana, sono stati ritrovati testi, a dire il vero
frammenti di testi, piccole parti di testi, nel cosiddetto volgare, nella cosiddetta lingua volgare. Quindi la lingua delle origini della lingua italiana. Perché volgari? Perché non è una lingua parlata dal vulgus, dal volgo, dal popolo, ovvero sia una lingua non scritta e quindi ai tempi non codificata. E quindi la lingua parlata, peraltro. Tuttora, se facciamo un attimo un salto nel presente, chi di voi conosce bene l'Italia sa che l'Italia è vero che è una nazione nella quale c'è la lingua italiana, ma di fatto ci sono tante altre lingue che noi chiamiamo dialetti proprio perché non sono codificate in termini di lingua, ma sono la vera evoluzione della lingua volgare, poiché l'italiano, in quanto tale, è rimasto per tanto tempo e per tanti secoli lingua letteraria, lingua della borghesia, lingua non tanto della nobiltà, ma lingua dei letterati, degli scienziati, dei filosofi, per un certo verso, il che l'ha conservata, l'ha preservata e le dà quella bellezza che è tanto ammirata. Perché se non fosse stato così, l'italiano si sarebbe imbarbarito, impoverito, sarebbe diventata una lingua parlata e avrebbe perduto ritmo, chiarezza, eleganza, tutto quello che viene ammirato della lingua italiana nei giorni nostri. E quindi diciamo che l'origine della lingua italiana sta lì, sta nel Medioevo. Ma chi è che ci parla per primo della lingua italiana, tra i primi della lingua italiana? E soprattutto della differenza funzionale tra una lingua formale, che era ai tempi la lingua latina, o detta anche grammatica, e quindi era la lingua dei dotti, la lingua dei letterati, che poi nei successivi periodi verrà superata, perché poi il latino verrà messo da parte dalla lingua dell'aristocrazia e sarà il francese, dalla lingua anche un po' del clero, che per un po' di tempo giocherà anche con lo spagnolo, o dalla lingua poi del commercio, che dall'italiano fiorentino o veneziano diventerà successivamente l'inglese, e tutt'oggi rimane l'inglese. Tornando, diciamo, quindi al periodo medievale, la differenza funzionale, attenzione proprio al concetto di funzione della lingua, ce la dà Dante Alighieri. Ed è Dante Alighieri che parla proprio in un trattato, nel De Vulgari Eloquentia, parla della lingua, della differenza tra la lingua naturale, che è quella che si apprende da bambini per imitazione, e non è certamente il latino, neppure ai tempi di Dante, ma neppure prima lo era più il latino, ma era la lingua delle emozioni, la lingua delle sensazioni, la lingua del cuore, la lingua che era parlata dal primo momento dalla mamma al figlio, e non era il latino, era una forma di volgare. Ma tuttora è così in Italia, attenzione. Quando un siciliano vuole esprimere un sentimento, un veneto vuole diretto, una sensazione, un veneto vuole esprimere un sentimento, una sensazione diretta, un valdostano vuole esprimere una sensazione diretta, un sentimento, inizialmente non gli verrà in lingua italiana, ma gli verrà nella forma dialettale, nella propria lingua del cuore, la propria lingua delle origini. Poi è chiaro che la lingua italiana per noi la sentiamo nostra, perché la lingua standard è la lingua che ci unifica, però attenzione quando parliamo della lingua, linguaggi e dialetti, perché se è vero che definire un dialetto in tal modo lo è perché si tende a dare meno importanza rispetto alla lingua, ma è pur vero che per noi italiani, ma questo avviene anche in tante altre parti del mondo, ad esempio non noto che non avviene in Russia, ma perché sappiamo che c'è stata, diciamo, una standardizzazione della lingua imposta, per esempio siamo al periodo sovietico. Non è avvenuto in Prussia per la stessa motivazione, non è avvenuto in Francia perché la lingua è diventata immediatamente lingua del popolo, sin da subito. Ecco, in Italia invece no, questo non è avvenuto.
Se vogliamo dare qualche piccolo indizio di come nasce la lingua italiana proprio nel periodo medievale, ci andiamo ad attestare, intanto nel frattempo vedo che arriva altra gente, ci andiamo ad attestare su due documenti, uno più famoso e uno meno famoso. I due documenti sono, uno è l'Indovinello Veronese. L'Indovinello Veronese, che è stato scritto vergato, proprio scritto a penna, diciamo, ed è conservato a Verona, è stato rinvenuto nel 1924 e si suppone che sia un documento che risale addirittura tra l'VIII e il IX secolo. Devo dire il vero, sull'Indovinello Veronese ci sono dei dubbi sulla, non sulla veridicità, ma sulla datazione. Il brano, questo, il primo Indovinello Veronese, questa prima forma di lingua italiana, recita così: Separeba boves, alba prataria araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Ora, per chi non conosce la lingua italiana, o per chi la conosce, suona quasi una lingua più vicina al latino, naturalmente. Ma è un misto, perché se potete andare a vedere, non è più la forma latina, ma neanche la dizione latina, si è venuta a perdere anche la dizione latina. La traduzione in italiano moderno diventa anteponeva a sé i buoi, cioè metteva davanti a sé i buoi, arava bianchi e prati, teneva un bianco aratro e seminava un nero seme. Cioè questa è una vera e propria allegoria, un'immagine bellissima di chi? Dell'amanuense. Cioè l'amanuense che tiene davanti a sé i buoi, ovvero sia le dita tengono l'aratro, ovvero sia la penna, che semina il negro seme, cioè l'inchiostro, nel prato che è il foglio. Il documento invece che è stato scoperto successivamente, che purtroppo al momento non è stato neppure restaurato e recuperato, ed è la prima vera traccia scritta della lingua volgare in una zona d'Italia specifica, che praticamente è Roma, è il graffito, quindi è proprio stato graffitato, è stato scritto sulla parete, di una catacomba. Sapete che sono le catacombe, giusto? Il graffito, che si avvicina ancora di più a quelli che sono i linguaggi volgari e quindi ai dialetti di oggi, nonostante stiamo parlando di 1300 anni fa, attenzione, non dicere ille secreta a voce. Cioè significa non dire quei segreti a voce alta. Oh, attenzione, questo a voce ancora oggi nei dialetti del sud è rimasto quasi uguale. Perché quando io dico a voce vuol dire a voce alta. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che negli stessi dialetti si è mantenuto per 1300 anni. E non è cosa da poco. Tra l'altro dà anche una certa nobiltà ai dialetti, alla nascita dei dialetti. Qui per i linguisti si potrebbe fare un bellissimo discorso sul come la lingua italiana si sia poi modificata nel tempo. Ora da filologo, per esempio, vi dico, in latino sarebbe ad vocem. E allora è chiaro che per una persona di bassa cultura, anche dire ad voce, è chiaro che poi veniva così. Pensate ad altre iscrizioni che mi vengono in mente, se andate a Pompei, c'è scritto vaso. Vasum, che sarebbe il bacio, che veniva da, che in latino e che in spagnolo poi è diventato beso, che in italiano è bacio, ma nei linguaggi del sud, ad esempio il napoletano o il siciliano, tutt'oggi baciare si dice vasari, vaso è il bacio. Quindi
stiamo vedendo come poi alla fine vi è un nesso, e quindi il Medioevo, altro che età di mezzo, è l'età che è di avvio di quella che sarà la lingua, la cultura italiana, ma anche di avvio di quella che sarà la lingua e cultura europea, perché lì potremmo andare a vedere veramente come tante lingue, soprattutto le lingue romanze naturalmente, quindi mi riferisco allo spagnolo, al portoghese, al francese, al rumeno, allo svizzero cantonese, come queste lingue si sono evolute, sì, è vero, dal latino, ma da un latino che si era fatto, diciamo, umano, cioè era un latino che era stato acquisito dalle genti del luogo. E non nasce la lingua, non nasce dal nulla, e lo sappiamo bene. La lingua nasce anche dalle caratteristiche fonatorie, si dice, del parlante. E quindi andremo a vedere le caratteristiche della lingua francese, andremo a vedere le caratteristiche del basco, delle varie lingue che si vanno sviluppando nelle varie parti del mondo conosciuto di allora, attenzione, chiaramente, perché quello era il mondo di fatto, perché escludendo le Americhe, escludendo le Indie, escludendo altro, il mondo era quello. Quindi il mondo parlava prima latino e poi il mondo si va evolvendo e va parlando altre lingue, sino alla scoperta dell'America, e poi la scoperta dell'America, anche lì le lingue vengono esportate. E quali sono le lingue esportate? Fondamentalmente, a parte l'inglese, ma che poi, se volessimo andare proprio ad approfondire anche la lingua inglese stessa, la lingua inglese, se andiamo a fare un lavoro approfondito, dicono, del lessico inglese, andiamo a scoprire che ben il 60% del lessico inglese viene dal latino. Tant'è che un italiano di media alta cultura che impari l'inglese, andando in Inghilterra, verrà visto con ammirazione, perché gli inglesi, chiaramente la gente parla una lingua molto più fluente, meno con terminologia meno alta, un inglese che parlerà con un italiano di alta cultura in inglese dirà: ma tu com'è che fai a conoscere tutte queste parole in inglese? Beh, facile, perché basta prendere la parola italiana, modificarla un pochetto ed è diventata inglese. Vi faccio degli esempi molto banali, ma semplicissimi. Tutte le parole in inglese, ma praticamente quasi tutte, le parole in inglese che terminano con "-tion", pensate a station, nation, evaluation, computation, tutte queste parole finiscono con "-tion", basterà togliere "-tion" e mettere "-zione", e abbiamo la parola in italiano. Station, stazione, eccetera. Quindi un italiano che va in Inghilterra farà una grandissima figura, perché lui, al contrario, toglie "-zione", mette "-tion", e utilizzerà terminologie entusiasmanti che gli inglesi, diciamo i ragazzi inglesi, ma anche inglesi che hanno una media bassa cultura, non conoscono, perché essendo di origine latina non fanno parte del linguaggio comune, e che quindi è un linguaggio fraseologico che utilizza molti verbi composti e quant'altro. Comunque, ho divagato e scusatemi di questo. Torniamo al Medioevo. Io mi devo scusare, Gianni, altri 10 minutini e ti lascio poi campo, anche 5. Okay? No, va bene, anche 15. Definisci, Giuseppe, quando sei comodo. No, va bene. Volevo soltanto un altro ragionamento che sembra a volte anche il contrario di quel che ho detto, ma che poi fa comprendere come una lingua si evolve, e nello specifico nel periodo medievale accade veramente questo miracolo. Tutti sappiamo che il volgare, la lingua volgare, le lingue volgari romanze dipendono dal latino, ma dipendono dal latino da un punto di vista genetico, cioè il latino è il papà, o la mamma, adesso vediamo un pochino come possiamo dirlo. Cioè partono dal latino e si vanno evolvendo, sia i volgari sia le lingue successive. Ma succede anche una cosa inversa, cioè di carattere culturale, che nel tempo, e nel Medioevo in particolare, molti scrittori che scrivevano in latino, in volgare,
cosa facevano? Andavano a riprendere terminologia latina per far diventare più elegante lo stesso volgare. Quindi è un gioco della lingua che nasce e si evolve dal papà latino e poi torna al papà latino riprendendo terminologia che era più aulica, più importante, diciamo. È chiaro che il volgare si mantiene su livelli di oralità per tantissimo tempo, soprattutto nel periodo primo medievale. Ed è proprio in quel periodo, stiamo parlando esattamente nel 1803, scusate, nell'813, non 1813, quindi siamo nel IX secolo, che c'è un concilio, il concilio di Tours, che crea la vera e propria frattura tra il latino e le lingue volgari. Cioè, cosa dice il concilio di Tours? Dice, attenzione, visto che il latino non è più parlato dalla popolazione, dalla popolazione comune, beh, sapete che c'è, parlando con vescovi, parlando con gli altri prelati, e credo che sia arrivato il momento di cominciare a fare le prediche in volgare. Quindi la messa l'ha continuata a dire in latino, ma le prediche le è cominciata a dire in lingua volgare. E quindi cosa accade? Accade che il volgare viene ufficializzato. E da chi viene inizialmente ufficializzato? Viene ufficializzato dalla Chiesa, che era chiaramente la prima e la più alta autorità da questo punto di vista, soprattutto per la gente della bassa, diciamo, il volgo in particolare. Si potrebbe veramente sviluppare poi un discorso del genere, ma non mi sembrerebbe troppo approfondire un argomento che diventa troppo per specialisti, linguisti, eccetera. Quindi io, da questo punto di vista, avendo virato quello che per me era l'idea principale di come intendo io il Medioevo, quindi come intendo io il Medioevo, intendendo proprio come un periodo fondamentale per un linguista, fondamentale per uno storico della lingua, fondamentale per tutta l'evoluzione e per quello che verrà dopo, perché, ripeto, è nel Medioevo che abbiamo Dante Alighieri, e Dante Alighieri è colui il quale cataloga le lingue e quindi poi dà il lancio all'ufficializzazione di quella che diventerà la lingua italiana. Quindi io in questo momento mi fermerei qui e darei la parola nuovamente al dottor Celestre. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Spero che quel che ho detto sia stato, diciamo, colto dal punto di vista linguistico, perché ho cercato di parlare lentamente, ma poi quando uno parla non si accorge della propria velocità e questo mi dispiace. Però naturalmente, se qualcosa non è stata compresa, io sono ancora qua, sono qua con voi, e se vogliamo approfondire sono ben disposto. E no, in effetti non è semplice parlare in linea generale del Medioevo e non è semplice neanche fare un seminario di approfondimento con date e cenni storici. Perché? Perché rischieremmo anche di diventare troppo pedanti in quello che è un periodo lunghissimo. Noi cercheremo, e come ha fatto il professor Lo Porto, di vedere le linee generali, cercando anche di non annoiare l'auditorio. Quindi il professor Giuseppe Lo Porto ha portato avanti una premessa che mi darà, che io prendo al volo, che ho il piacere di prendere al volo, e che mi darà la possibilità di continuare in modo, spero, soft questa nostra discussione. Professor Giuseppe Lo Porto, la ringraziamo, rimane con noi o penso che ha da fare, no? Un momento di defiance col computer. No, sto qua con voi, certamente sto con voi. Bene, ok, grazie. Dunque, riportando, cioè ritornando a quello che
vorremmo dire del Medioevo. Il professor Lo Porto ha fatto già delle premesse, ha dato dei cenni storici sul passaggio dal latino al volgare. Se parlo troppo velocemente, ditemelo, posso rallentare. Mi capite? Mi capite se parlo così, normale? Sì, molto bene. Ok, benissimo. Bene. Quando, sinceramente parlando, quando parliamo di Medioevo e di letteratura medievale in Italia, non possiamo fermarci soltanto a quello che può essere accaduto, a quello che può essere accaduto in Italia. Il Medioevo non appartiene solo all'Italia. Tutto quello che accade in Europa, non è soltanto una questione, come si vorrebbe dire oggi, meridionale dell'Europa, solo dell'Italia. Stiamo parlando del disgregamento di situazioni storiche, di potere, di imperi, di riconciliazione tra la Chiesa e quelle, diciamo, entità anche, se potremmo chiamarle, eretiche. Quindi il Medioevo è molto di più che solo il Medioevo in Italia. Certo, non dobbiamo dimenticare che Roma è in Italia, quindi il Vaticano continua ad avere una forte influenza sul resto dell'Europa in questo senso. Volevo fare solo una piccola premessa. Non esiste in generale una letteratura del tutto italiana. In genere, come nel Medioevo, così poi durante l'Umanesimo e il Rinascimento, la letteratura italiana è sempre figlia di qualcosa che non nasce in Italia. Quindi, quando, non vorrei essere adesso, diciamo, non vorrei fare adesso revisionismo, non è una questione di revisionismo, ma la letteratura italiana, come quella medievale, come quella rinascimentale, come l'umanesimo, è anche letteratura francese. Quindi tutto quello che nasce dalla Francia, che nasce in Francia, si trasforma in Italia. Tutto quello che nasce in Italia si trasformerà poi in Francia. Quindi diciamo che tutto quello che riguarda la cultura in Europa appartiene a due culture comuni, a parte quella inglese, logicamente, perché la cultura inglese ha delle sue peculiarità che poi andranno avanti abbastanza individualmente. Però quello che riguarda la letteratura francese e la letteratura italiana è quello che, diciamo, è la vastità della cultura che ci troviamo oggi. Il Rinascimento, l'Umanesimo, non sarebbe mai potuto esistere senza una costruzione, cioè un'elaborazione che parte dal Medioevo, dalla letteratura religiosa, dalla chanson de Roland, che arriva in Italia, si trasforma, sfocia nella poesia cortese. Ecco, potremmo parlare per settimane di queste cose, però volevo solo, per essere più, come vi ho promesso, soft, parlarvi di circa mezzo secolo di letteratura e per far comprendere che, come sosteneva il professor Lo Porto, il Medioevo è un'età di mezzo, ma non è vero che il Medioevo fu un'età buia, come venne soprannominata The Dark Age. Il Medioevo
chiamata età di mezzo dagli umanisti che volevano cambiare il punto di vista filosofico, ideologico, scientifico, anche vorremmo dire religioso, parlavano dell'età di mezzo come un bambino che sta per crescere. Se non fosse esistito il Medioevo, noi non avremmo mai avuto l'umanesimo. Non sarebbero cambiate le ideologie che riguardano l'umanità, per esempio anche il ruolo della donna. E proprio di questo oggi, visto che abbiamo poco tempo e che comunque potremmo parlare per settimane intere della letteratura medievale, vorrei volgere l'attenzione proprio a questo percorso della letteratura medievale, non in Italia, ma in Europa, per poi far vedere come l'Italia riesce sempre tramite la Francia a sfociare in quella, diciamo, in quella corrente che venne poi chiamata umanesimo e quindi Rinascimento. Cominciamo quindi dalla cultura, cioè dalla letteratura bretone e dalla chanson de Roland. Chi era, diciamo, qual è stato sempre il protagonista principale della poesia? Questa è una domanda che faccio a voi. Dalla letteratura di Carol Arthur, dal ciclo bretone fino a Dante, giusto? Perché poi arriviamo fino alla scoperta e anche dopo, fino all'umanesimo. Chi è il protagonista principale della letteratura? È una domanda che faccio a voi. La letteratura in genere è scritta non per, diciamo, non solo per diletto, ma per commissione. Quindi la letteratura aveva sempre, in genere, la poesia, la letteratura, i versi, i sonetti, avevano sempre un destinatario. Chi era secondo voi questo destinatario? Prego. Ci serve un po' di tempo per Google. Per Google. No, Google non mi capisce. No, forse in Google cerco il destinatario. Petrarca, no? No, il destinatario, cioè, per chi venivano scritte le poesie, i sonetti? Per la donna. Bravo! Quindi alla fine tutta la letteratura, tutta la poesia, i sonetti, i versi hanno due destinatari. O Dio, o la donna, oppure la guerra. Giusto? Quindi che cos'è in generale il Medioevo? Il Medioevo è quel periodo in cui si nota più di tutte le altre epoche il conflitto tra il potere spirituale e il potere temporale, quindi o l'imperatore o il papa, il conflitto dell'anima in un certo senso. Come ricordava il professor Lo Porto, alla fine la Chiesa decide di riconciliarsi con il potere temporale perché comprende di aver perso il potere sulle anime in un certo senso e che quindi bisogna lasciare il passo al latino volgare. Ho fatto spaventare qualcuno già. Già è uscito. Scusate, ci ho fatto paura.
Quindi vediamo intanto come arriviamo. Quindi abbiamo detto se sono due i filoni principali della letteratura medievale: la letteratura religiosa. Perché la letteratura religiosa? Perché la Chiesa decide di reagire a quelli che erano diventati i, non so se ricordate bene, i movimenti simoniaci. Quindi si cerca di far riconciliare il popolo con la dottrina cristiana. Non so se avrete mai sentito parlare di Francesco d'Assisi. Conoscete? Francesco d'Assisi, il Cantico di Frate Sole. Ecco, questo è uno degli elementi di riconciliazione tra gli umili, cioè il popolo, e il rappresentante di Dio sulla terra, il clero, la Chiesa. Contemporaneamente però, sempre tornando alla Francia, ecco perché non si può parlare solo di letteratura medievale italiana, quel ciclo bretone e il ciclo carolingio, le due cosiddette letterature doc e doil, giusto? Una nel sud della Francia, l'altra nel nord, influenzano quello che poi porterà alla diffusione della poesia cortese in Italia. Non volendo adesso dilungarmi sui passaggi che porteranno allo stilnovismo, per esempio, vorrei parlarvi proprio di un piccolo particolare, perché potremmo parlare del Medioevo dal punto di vista storico e ci annoieremmo tutti. Quindi cerchiamo in mezz'oretta almeno di parlare di una cosa, cioè di un particolare a cui molti non fanno attenzione. Ecco perché ho deciso di parlare del ruolo della donna nel passare dei secoli. Cominciamo da quello che succede nel ciclo bretone, quindi Re Artù, la Tavola Rotonda, i Cavalieri della Tavola Rotonda, che poi porteremo a Tristano, Isotte, tutte. Chi è la donna? Chi è la donna? Qual è il ruolo della donna nella letteratura bretone? La donna ha, diciamo, la finalità, gli obiettivi del poeta, di colui che scrive le Decadi. Qual è la finalità? È una finalità spirituale o materiale? Ecco, questa è la domanda più importante. Durante la... chi era il cavaliere d'armi della Tavola Rotonda? Era quello che voleva, che corteggiava la donna, quello che in ogni caso voleva ottenere la mano, l'amore dell'amata, perché non dimentichiamoci che nel Medioevo, ai tempi del ciclo bretone, il matrimonio in Cianie era solo di carattere contrattuale, era solo un contratto, ma era libero, capite? Cioè nel senso che un uomo o una donna potevano fare un contratto di matrimonio, ma sessualmente rimanevano liberi. E questa è la grande differenza. Questo entrava in conflitto invece con la dottrina cristiana, dove il matrimonio non era solo un contratto, ma era anche un contratto di tipo spirituale.
giusto? Legato a Dio. Ecco, questo tipo di conflitto ci porta a trovare un'evoluzione del ruolo della donna nei secoli, fino a quello nostro. E vediamo, quindi, il ruolo della donna, abbiamo detto, nel ciclo bretone e ciclo carolingio. Arriviamo a un certo punto a un compromesso. Qual è il compromesso? Il compromesso è che quello, cioè che spiritualità e materialità possono coincidere nel bene. Medioevo, la donna, che cos'è? Cioè la figura femminile, che cos'era? Cioè la donna aveva un ruolo intimamente, come potrei dire, sottomesso rispetto all'uomo. Nel Medioevo, e quindi in quello che doveva sembrare poi nel 1000 la fine del mondo, la donna era soltanto, nella maggior parte dei casi, un oggetto sessuale, non legato alla spiritualità. Ecco perché il ruolo della donna era sottomesso a quello che era l'idea le sacre scritture ricordavano nel Vecchio Testamento, quindi il demonio, la carne, il peccato. Ed ecco perché la Santa Inquisizione se la prenderà proprio con le donne, quindi da quei Akotana Navietmi, quindi per questa decennale caccia alle streghe, cioè tutte quelle donne che in effetti non erano streghe, ma volevano, cioè che volevano, cioè di, cercavano di diventare indipendenti in una società ideologica, ma non direi maschilista, direi peggio, che sottometteva il ruolo della donna a quella di concepimento. Vediamo come viene superata questa fase. Questa fase è lunga. Finalmente la letteratura in lingua d'Oïl si trasferisce in Italia, arriva come sempre anche in Italia, e nasce quello che viene chiamato il sonetto. Prima di parlare di Dante, perché tutti conoscono Dante, anzi pochi conoscono Dante, ma non sanno che il Dante è il prodotto, il risultato di geni che arrivarono prima di Dante. Cioè, vediamo come arrivò Dante a Beatrice, perché non è semplice. Non è che Dante si svegliò una mattina e disse: oh, Beatrice, e basta, e scrisse queste. Chi è Beatrice, a parte quella donna che lo accompagnerà in paradiso? Quindi, il passaggio ancora è chiaro. Poesia cortese. In Italia nasce il sonetto, e più esattamente stiamo parlando della scuola poetica siciliana, quindi la prima, scusate, anch'io sono siciliano, ma la storia è storia, ho parlato della Francia, ora parlo della Sicilia. La prima lingua moderna volgare nasce in Sicilia alla fine del 1200, anche prima, cioè 1180,
la scuola poetica siciliana però ha delle limitazioni. Questa lingua volgare e quindi questa prima lingua moderna italiana non viene prodotta per essere diffusa alle popolazioni. Rimane un argomento di élite tra gli intellettuali. Non c'è da parte della scuola poetica siciliana l'intenzione di diffondere il volgare tra il popolo, perché ci troviamo sempre e comunque in un contesto feudale. Ricordatevi che tutto quello che stava a sud di Roma è tutto quello che stava a nord di Roma. Quindi il latino, che cos'è? Il latino è quella lingua che la Chiesa decide, cioè che la Chiesa cerca di mantenere, perché è contro la diffusione all'inizio. All'inizio è contro la diffusione del volgare, perché la conoscenza, voi sapete benissimo che la conoscenza è tutto. Chi possiede la conoscenza possiede il potere. Quindi, al di là da ogni tipo di riconciliazione da parte della Chiesa, la Chiesa cerca di mantenere la sua, diciamo, il suo protettorato su quello che è la cultura in generale. Quindi si continua ancora a scrivere in latino. È vietato scrivere in lingue che poi vennero chiamate alchimiste, eretiche. Guglielmo da Rotterdam è un esempio. Abbiamo visto come Umberto Gleco. Avete mai letto Il nome della rosa? Ecco, se leggete Il nome della rosa, nel nome della rosa, che come si dice da noi è veramente un libro molto difficile, non solo per gli stranieri ma anche per gli italiani, attenzione, non pensate che gli italiani possano leggere tutti la Divina Commedia o Umberto Eco come se fosse un romanzo normale. Perché? Perché Umberto Eco in questo romanzo ti dà dei cenni storici, scientifici, filosofici. Devi avere una grande cultura per capire Il nome della rosa. È come per esempio da voi leggere e rileggere I fratelli Karamazov e io non capisco, io l'ho letto 5-6 volte e ancora non ho capito niente. Più lo leggo e meno capisco in generale. Quindi la figura della donna cambia finalmente dopo il 1000. La gente aspettava che cosa nel 1000? La fine del mondo, giusto? Aspettiamo la fine del mondo, domani moriamo tutti, non ci sarà più luce. Dopo il 1000 la gente si sveglia e il mondo c'è ancora. E allora che cosa facciamo? Rinasce l'entusiasmo, rinasce la voglia di vivere, rinasce la voglia di ricostruire l'economia, rinasce la voglia di essere più positivi, più attenti a quello che poi porterà, cioè più attenti, diciamo, all'evoluzione di alcune dottrine, e tra questi anche le posizioni sociali, perché comunque non dobbiamo dimenticare che i crimini commessi durante il Medioevo rimangono come eredità a coloro che verranno dopo. Questi crimini, cosa ci insegna il Medioevo? Il Medioevo ci insegna a non ripetere gli errori del passato, però purtroppo spesso, anche se la storia viene detta ciclica, l'uomo rimane comunque uguale a se stesso. Quindi, nonostante la ciclicità della storia, l'uomo non cambia.
Arriviamo quindi alla poesia cortese, al sonetto siciliano, però come ripeto, la scuola poetica siciliana non diffonde, non ha l'intenzione di diffondere il volgare. Quello che invece farà Dante. Cosa riuscirà a fare Dante? Qual è il vero genio di Dante? Qual è il vero merito di Dante? Il vero merito di Dante è quello di essersi staccato, di essersi allontanato da quella poesia cortese, spicciola, che aveva come oggetto, come obiettivo soltanto l'amore verso l'amata. Quindi la rivoluzione, qual è la rivoluzione di Dante? La rivoluzione di Dante è di riscattare l'umana natura dal peccato e in generale riscattare la donna da quello che veniva prima pensato, e nasce Beatrice. Attenzione, Dante non diventa subito Dante. Dante cresce come tanti altri ragazzi. Non dimentichiamo, signori, che in quel periodo l'età media erano 30 anni, 35. Non si moriva a 70 anni, a 80 anni, a 60 anni. Cioè la gente doveva fare tutto già entro i primi anni di vita. Vedete che difficoltà da parte di queste persone che già a 10 anni dovevano conoscere matematica, fisica, giurisprudenza, dovevano conoscere le rime, dovevano conoscere la poesia, dovevano conoscere le scienze, perché sapevano che poi verso i 30 anni sarebbero morti. Questo ci dovrebbe fare pensare. Ma comunque, andando avanti, Dante, prima di essere Dante, è stilnovista. Quindi dalla poesia cortese si passa ai generi dello stil novo. Lo stil novo, quindi Dante ha dei maestri. Potete immaginare che Dante ebbe dei maestri? Nessuno può immaginare. Questi maestri, poi li rivedremo, i maestri di Dante, li rivedremo all'interno della Divina Commedia, come per esempio Guido Cavalcanti. No? Guido Cavalcanti è uno dei veri maestri, però lui si stacca da questo filone, perché lo stil novismo chi è che l'ha scritto? Donne che avete intelletto d'amore. Sì, bravo. Chi è che ha scritto? Non si capisce chi ha scritto. Chi ha scritto? Chi è che ha scritto? Benissimo. Quindi, perché si chiama dolce stil novo? Dolce patamusta slatki. Quindi l'origine dell'espressione è da rintracciare nella Divina Commedia di Dante Alighieri, nel canto 24 del Purgatorio, qua mi suggeriscono, e il rimatore guittoniano Buonaggiunta Orbicciani da Lucca definisce la canzone dantesca «Donne che avete intelletto d'amore» con l'espressione dolce, distinguendola dalla produzione poi di Dante. Volevi aggiungere qualcosa, Giuseppe? So no, che volevi aggiungere qualcosa. No, assolutamente no, ti metto dei sottotitoli così i ragazzi possono seguire meglio perché tu vai dicendo e scrivo. Perfetto. Questo. Quindi dolce stil novo. Dolce perché comunque la donna è ancora presente come amore sulla terra, non in paradiso. Stile nuovo, perché poi Dante utilizzerà proprio il sonetto, la terzina, che era stata
elaborata in Sicilia. Quindi qual è la rivoluzione di Dante? La rivoluzione di Dante è quello di esporsi, cioè di mettersi in prima persona, perché nessuno aveva avuto il coraggio. Attenzione, queste cose si potevano fare solo in Toscana, in Sicilia ancora non era possibile, perché ricordatevi che in Toscana nel 200 già ci sono i comuni, mentre in Sicilia nel 200 ancora c'è la chiesa, c'è il feudo. Il feudo, quando è che finisce il feudo, Giuseppe, in Italia, al sud, in generale? Ma allora, dobbiamo dire che il concetto di feudo finisce anch'esso nel Medioevo, però non considera che esistono i latifondi. Il latifondismo si protrae fin quasi alla Seconda Guerra Mondiale. Perfetto. Però possiamo dire che fino al 1860 di sicuro il feudo rimane, giusto? Certo, cioè, senso. Fino all'Unità d'Italia, stiamo parlando di 150 anni fa, attenzione, eh? Cioè, l'Italia è uno stato moderno, non ha l'Italia come è stata voluta dal contesto europeo. L'Italia non esiste in generale, esistono gli italiani, ma non l'Italia come nazione, cioè come ente nazionalistico. Perché? Perché l'Italia è stata sempre suddivisa in piccoli e grandi stati, dominazioni. Quindi esiste un forte regionalismo, ma non un grande nazionalismo. Ecco perché in generale l'italiano non è nazionalista. L'italiano è campanilista, regionalista. Cioè l'italiano, prima di essere italiano, è piemontese, è laziale, è romanista. In generale è più importante la regione. Poi con il tempo poi la prima e la seconda guerra mondiale diventeranno... Sto andando troppo lontano, dobbiamo ritornare al Medioevo. Ritorniamo a Dante. Quindi Dante libera il ruolo della donna da quello che era l'oggetto carnale. Chi è Beatrice finalmente? Beatrice è un amore platonico che accompagnerà Dante fino in paradiso. Quindi finalmente che cosa succede? Quindi Medioevo, la donna sempre caratterizzata come personaggio demoniaco, quindi la strega, passando poi dalla poesia cortese, finalmente con Dante diventa l'angelo. Quindi ecco che cosa, qual è il riscatto, qual è la rivoluzione di Dante. Dante riscatta la poesia, la letteratura, la scienza e ridà all'umanità la propria umanità. Non so il gioco di parole se è stato compreso. Quindi ridà all'umanità quello che deve essere. Beatrice non è più l'oggetto sessuale, ma è l'angelo che riuscirà salvarsi, cioè a salvare l'uomo dai peccati. Se noi analizziamo, ci vorrebbero veramente mesi, forse anni, se noi dovessimo analizzare tutto quello che parte dall'Ottocento, non 1800, quindi dall'alto Medioevo attraverso il basso Medioevo fino all'umanesimo, noi ci renderemmo conto e capiremmo quali sono le evoluzioni della poesia e della letteratura. Quindi
ribattiamo, il Medioevo non è un'età buia. Forse non sarà l'età delle, diciamo, della diffusione letteraria. Perché? Perché del Medioevo abbiamo pochi scritti. Ma perché abbiamo pochi scritti? Perché non esistevano le tipografie? No! Abbiamo pochi scritti perché? Perché la maggior parte di questi scritti o sono stati persi, o sono apocrifi, o comunque venivano scritti in latino. Ed erano pochi quelli che potevano scrivere in latino. Ma se noi potessimo veramente ritornare 1000 anni indietro, possibilmente troveremo, come volevi dire Giuseppe? Possibilmente noi avremmo una produzione, se potessimo tornare indietro, avremmo, cosa volevi dire Gregori? Можно по-русски, если не катиться по-итальянски. Non lo so che lei tende a parlare di qui. Я не совсем понял, что о чем вы сейчас говорите, что мы бы там нашли. А ho capito, sì, però ho visto più o meno. Io volevo adesso che uno di voi, cioè una persona che ho, un mio collega dell'università, professor Timofey Dimitriev, avevo chiesto, era una sorpresa in effetti, volevo che lui magari, Timofey, ci sei? Sono presente, sì. Oh, bene. Timofey, potresti dare un contributo pure tu, per favore, collega, a questa nostra piccola, a questo nostro piccolo incontro? In due parole. Penso che scrivere un poema in volgare era anche un atto rivoluzionario. Per non essere rimproverato dagli uomini di cultura, Dante usò il poco impegnativo titolo commedia. L'aggettivo divina venne attribuita più tardi ed esprimere l'ammirazione dei posteri. Questa era anche una rivoluzione nella lingua italiana, perché al tempo di Dante le opere letterarie importanti venivano scritte in latino, che era la lingua delle persone colte, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Bene, perfetto, grazie. Grazie Timofey. E quindi vedete, ritornando al discorso, quando non possiamo parlare quindi di una letteratura prettamente medievale italiana, ma ci sono tantissime componenti che porteranno poi a quello che verrà rielaborato in Italia e quindi all'umanesimo. Ecco perché l'umanesimo non è figlia solo, diciamo, non è solo figlia di Dante, perché
se non ci fosse stato Dante, non saremmo magari neanche arrivati all'umanesimo. Qual è la differenza tra l'umanesimo e il Medioevo? Se voi, attenzione, si parla anche di rinascimento dopo l'umanesimo, no? Ma l'umanesimo che cos'è? È la centralizzazione, cioè la centralità dell'uomo che diventa ormai il centro dell'universo. Non è più Dio, come lo si riteneva in passato del tutto. Quindi il Vitruvio, conoscete tutti il Vitruvio, giusto? Giusto. Chi è il Vitruvio? Il Vitruvio è l'uomo che ha una posizione centrale nell'universo. Quindi si comincia a dare più spazio alla scienza, alla filosofia, quindi alla scolastica, quello che verrà poi chiamato la didattica scolastica, non più quella secolare religiosa. Si potrebbe parlare, per settimane di tutto ciò. Ora, noi vorrei che qualcuno di voi magari facesse qualche domanda, magari, se avete qualcosa da aggiungere prima che il nostro incontro scada. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Magari una... una curiosità. Nessuno? Fatevi una domanda e rispondetevi da soli. Giuseppe, come potremmo concludere il nostro incontro? Ma io credo che intanto aver affrontato un periodo storico che è diventato famoso perché, come tu hai detto pure, è l'età buia sicuramente, ma diciamo che questo periodo si fece anche una fama dovuta alle crociate, dovuta all'andare ad uccidere e a versare sangue innocente in territori che nulla avrebbero avuto a che fare col mondo occidentale. Quindi è pur vero che il Medioevo non è tutto rose e fiori, certamente. E quindi se lo vediamo da un punto di vista letterario, certamente sì. Però il Medioevo è anche il periodo in cui inizia poi tutto quello che sono le radici del successivo, quello che verrà dopo, le varie scoperte che dal sensazionale come scoperte, vedi per esempio la scoperta delle Americhe, delle Indie, eccetera, porteranno poi alle colonizzazioni, a tutto il resto. Quindi, come dicevi giustamente tu poc'anzi, sicuramente è un periodo anche buio, ci sono stati degli errori, si sperava che questi errori non venissero rifatti nei periodi successivi. Però è vero che siccome la storia è fatta di corsi e ricorsi e si ricorre più che correre, e allora i ricorsi storici spesso sono quelli peggiori. E allora abbiamo vissuto, per esempio, o forse stiamo vivendo, un nuovo Medioevo dal punto di vista più buio. L'abbiamo vissuto nei periodi delle guerre. E adesso ci troviamo in una crisi certamente economica, una crisi certamente sanitaria, ma temo che ci sia anche una crisi sociale, una crisi politica per certi versi, soprattutto in una certa parte di mondo occidentale che sta rischiando veramente di rientrare in un periodo un po' più buio dal punto di vista proprio della capacità inventiva, innovativa, creativa, di coinvolgimento. E allora occorre stare attenti. E qual è l'unica maniera per poter contrastare? Oggi si parla tanto, per esempio, di fake news, no?
Ma c'erano anche nel Medioevo le fake news, le false notizie che giravano, e ci sono state anche nell'età dei lumi successivamente, sono state nel Romanticismo e quant'altro. La differenza di oggi con allora è che la comunicazione corre a ritmi estremamente rapidi, e proprio perché la comunicazione va a ritmi estremamente rapidi, voi pensate che un bambino di oggi, un bambino di 3A, di 5A, che abbia 5 anni oggi, ha dentro di sé talmente tante conoscenze che un uomo del Medioevo non le avrebbe avute in 3 vite, probabilmente. Quindi questo cosa significa? Significa però anche un altro grosso problema, che dobbiamo, e questo ancora non lo abbiamo capito, né noi che ci occupiamo tecnici della cultura, né i decisori politici, non abbiamo capito che i mezzi di comunicazione devono certamente essere liberi e devono sempre più essere liberi, ma dobbiamo far sì che l'istruzione diventi l'arma per poter dentro di noi governare la comunicazione, capire, discernere quali sono le fonti, così che possiamo capire cosa c'era di negativo nel Medioevo, di positivo, ma cosa c'è di negativo, di positivo nell'era contemporanea. E poter cominciare a capire, e questo c'è in Russia come in Italia, come negli Stati Uniti, come in Giappone, come in Cina per certi versi, cominciare a capire come la notizia può anche avere una fonte di verità, ma in base a chi me la propina o me la propone, può modificare e cambiare il corso delle situazioni, le verità. E la verità non è mai una sola, ma sono tante, è filtrata. Qui si aprirebbe un altro discorso, sul quale magari potremmo parlare di un nuovo Medioevo, ma un Medioevo che, anziché essere un Medioevo nei fatti, è probabilmente un Medioevo nei comportamenti interiori. Pensate che, no? Mi viene in mente, noi oggi stiamo rivivendo anche in determinate parti del mondo, e non solo, una sorta di nuova caccia alle streghe. E allora, prima che si vada al rogo, e a volte capita che si va al rogo, perché in certi paesi ancora si va al rogo, in certi paesi fisicamente si va in un certo senso al rogo, in certi paesi non ci si va fisicamente, ma ci si va moralmente al rogo. E allora cerchiamo di capire che forse, se vogliamo evitare un nuovo Medioevo dal punto di vista negativo, dovremmo fare tanti più incontri di questo genere, incontrarci, discutere, soprattutto tra persone che provengono da nazioni diverse, da realtà diverse, da formazione storico, culturale, sociale diversa, perché soltanto conoscendoci meglio e capendo un po' meglio l'altro, riusciremo ad evitare che i ricorsi storici non portino soltanto le negatività che si sono avverate nel tempo. Ottimo, grazie, bellissimo, bellissimo intervento. Xenia chiedeva se diciamo il latino viene utilizzato, o comunque sono rimaste, il latino rimane ancora nel parlato italiano, o è soltanto veniva utilizzato nei componimenti o nei poemi? Io vorrei rispondere a Xenia. Xenia, posso rispondere, vero? Xenia? Sì, vabbè, vai tranquillo intanto. Poi cosa mai? Dunque, bene, sì, ok, Xenia. Ricordiamoci che, c'è uno stereotipo, come lo chiamano altri. Qual è lo stereotipo per degli stranieri? Soprattutto in Russia mi chiedono sempre, scusi, ma lei che è siciliano, in che lingua mi parla? Cioè, io imparo la lingua italiana o la lingua siciliana? E io rispondo sempre, perché logicamente è una... Perché? Perché le informazioni sono sempre limitate. Rispondo sempre, l'italiano è uno. Uno per tutti. I dialetti sono tanti.
non dobbiamo dimenticarci che in Italia esistono prima di tutto un dialetto regionale, poi un dialetto provinciale e poi un dialetto comunale. Cioè vi sto dicendo che ogni 15 chilometri in Italia cambia il dialetto. Stiamo parlando di più di 280 dialetti principali su tutto il territorio nazionale. Attenzione! Aggiungo una cosa. No, all'analisi che dai tu a livello proprio di differenziazione tra lingue, dialetti, eccetera, bisogna aggiungere poi un'analisi diacronica, ovvero che sia la lingua sia i dialetti poi hanno i gerghi. Allora, voi pensate, ma questo avviene anche in russo, avviene in tutte le lingue, avviene tantissimo per esempio in inglese, ma sta avvenendo in italiano. A me capita, io personalmente ho figli, e a me capitava, quando i miei figli erano adolescenti, diciottenni, ventenni, di parlare in italiano con loro e a volte non capirli. Voi considerate, vi faccio un esempio banale, in italiano. In italiano, quando ci si incontra, due persone normalmente dicono ciao, ciao. Ecco, c'è stato un periodo in Italia che i ragazzi, incontrandosi, non dicevano ciao, dicevano bella zio. Ora, che cosa significhi bella zio? Effettivamente non significa nulla, perché bella è aggettivo femminile, che significa krasivaja, zio è lo zio. E intanto era un modo di salutarsi. Chiaramente cos'è questo? È un gergo. Nei linguaggi specifici, poi, nei dialetti, ancora peggio, la cosa diventa anche complicata. Tornando alla domanda della ragazza riguardante l'uso del latino, posso integrare quel che diceva Gianni? Certo, certo, certo. Altrimenti non rispondiamo a Xenia così, certo. Oggi il latino viene definita lingua morta. Ok, qual è la differenza tra una lingua viva e una lingua morta? Una lingua viva, si sa, dal punto di vista linguistico, una lingua è viva quando orientativamente considerato ogni 10 anni circa, ha un rinnovamento nel vocabolario, nel lessico o anche negli aspetti pragmatici. E quindi cambia qualcosa all'interno della lingua. Una lingua si definisce morta quando per un determinato periodo si stabilizza e diventa soltanto una lingua da studiare dai libri. Ecco, il latino è certamente una lingua morta. Ma da quando è morto il latino? Pur essendo comunque, attenzione, una lingua che ancora esiste come lingua ufficiale di uno Stato. E mi piacerebbe che qualcuno di voi, tranne i miei colleghi professori, mi dicessero qual è lo Stato in cui la lingua latina è ancora ufficiale. C'è qualcuno che lo sa? Esatto. Lo Vaticano. Ho detto tranne i professori. Tranne. Vabbè. Comunque, la lingua latina è ufficialmente la lingua della città del Vaticano, dello Stato della città del Vaticano. Ma c'è anche da dire che comunque il Papa e i Papi, quando ricevono altri capi di Stato, non parlano più in latino, ma parlano in italiano. Quindi la lingua italiana è diventata anche per la città del Vaticano la lingua di comunicazione. Beh, c'è una spiegazione semplicissima, anche commerciale, perché andare a trovare degli interpreti che traducano dal latino al messicano, al russo, al cinese, ad altro, è praticamente impossibile. Quindi è più facile avere un interprete che traduca ciò che il Papa dice o comunque i politici della città del Vaticano dicono in italiano e in altra lingua. E anche lì andiamo a rispondere alla ragazza sul discorso del latino. Giustamente, come diceva poc'anzi il collega, Dante sceglie, già da Dante, attenzione, sceglie di utilizzare la lingua italiana, il volgare più che altro, per determinati motivi, che è un motivo rivoluzionario, come diceva giustamente, ma rivoluzionario proprio dal punto di vista comunicativo, perché si rende conto che se tu vuoi far sì che la letteratura, un'opera, diventi opera di divulgazione, e devi utilizzare una lingua che venga compresa. E quindi viene utilizzato il volgare. Ma attenzione,
il volgare italiano di allora, ma non è compreso da tutti noi italiani di oggi, ma nella maniera più assoluta. È un'altra lingua che va parafrasata. Certo, attenzione, non è la stessa differenza che c'è tra il greco antico e il greco moderno, che sono due lingue completamente diverse. Io ho un caro amico che, con il quale partimmo assieme quando eravamo ragazzi, tutti e due liceari, appena diplomato, io appena laureati, lui aveva fatto studi classici e quindi aveva studiato il greco antico, e mi disse: andiamo ad Atene che tanto parlo il greco. Ecco, lui arrivò ad Atene, ma lo presero per pazzo, perché lui parlava una lingua che nessuno conosceva, perché era il greco antico. Ora, pensate, su questo sarebbe divertente suggerirvi un film che era un film comico, in cui c'erano Troisi e Benigni in Non ci resta che piangere, che si ritrovano proiettati nell'Italia del 400, al periodo della scoperta dell'America, e loro si ritrovano a parlare una lingua che non è l'italiano, cioè è l'italiano di allora. E con Dante ancora di più. I nostri studenti oggi, non dico che hanno le stesse difficoltà di uno studente russo nel leggere la Divina Commedia, però nel leggere la Divina Commedia hanno bisogno di una sorta di vocabolario accanto, cioè la cosiddetta parafrasi, perché è impossibile altrimenti. Allora, quella cos'è? È meglio del più facile del latino? Certamente, più facile da comprendere per un italiano contemporaneo rispetto al latino. Però era una lingua in evoluzione, fino a quando si evolve quella lingua, fino ad un certo punto, poi si blocca. Ed è un punto esatto, cioè il punto della lingua, il momento in cui Dante, poi ci sarà Boccaccio, e poi tutti gli altri, sino ad arrivare al Manzoni, eccetera, utilizzeranno la lingua in maniera scientifica. Quindi la lingua italiana, a differenza di altre lingue, meglio o peggio, questo non importa, ma a differenza di altre lingue, come avevo detto all'inizio, è una lingua dei letterati, cioè non è una lingua del popolo. Quando è che diventa la lingua italiana, diventa del popolo? Diventa di fatto la lingua del popolo, mi sembrerà strano, ma lo diventa con le guerre. Cioè, perché quando Prima Guerra Mondiale, quindi stiamo parlando del 1915, attenzione, 1915, quando gli italiani vanno in guerra e hanno gli austriaci che avanzano, cominciano ad andare nell'esercito anche ragazzi dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, che non si capiscono per niente con gli alpini del nord. E allora lì si capisce che c'è un serio problema. E devono cominciare a parlare una lingua comune. Ecco che cominciano a parlare l'italiano. Quando è che si rafforzerà l'italiano? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'avvento della televisione, della radio e della televisione, soprattutto la televisione, con le trasmissioni televisive. Lì è ormai il latino, non c'è più. Non c'era più da tantissimi secoli ormai il latino. Di fatto c'erano i documenti, eccetera. Spero di aver risposto. Perfetto. E io aggiungo. Dunque, volevo aggiungere a Xenia e poi rispondo anche a Raya. Xenia, abbiamo parlato tanto, abbiamo cercato di rispondere nel modo migliore possibile. Io aggiungo che il latino esiste ancora nel discorso, perché vi faccio un esempio. Il passato remoto, questo bellissimo tempo che tutti, cioè che in generale alcuni purtroppo docenti o insegnanti sostengono che non venga utilizzato nella sua fase orale, magari solo scritta. Non è così. Non è così, perché il passato remoto è discorsivo. Non è vero che il passato remoto fa parte solo di biografie, storie, romanzi. Non è vero. È uno stile. Con il passato remoto, che è
quel momento di passaggio, c'è il cordone ombelicale, il pupovic, il cordone ombelicale che lega l'italiano, scusate, il latino all'italiano. Cioè il passato remoto presente dentro la lingua italiana dimostra come il latino non sia una lingua morta. E non è vero che il passato remoto non si usa. Non è vero, perché il passato remoto, in diciamo come elemento di retorica, viene utilizzato. Ora c'è qualcuno, c'è qualche altro sapientone che dice che il passato remoto viene utilizzato solo al sud. Questo è un altro stereotipo, non è vero. Una persona colta, dotta, può passare a costruzioni, molto più difficili solo se è una persona dotta. Se io voglio cominciare, cioè non esiste il sud del nord con il passato remoto. Il passato remoto è uno stile che può essere introdotto da chiunque, dalla persona di Milano alla persona della Sardegna a quello toscano, è uno stile. Quindi non è vero che il passato remoto è scritto o si usi solo al sud. Dobbiamo invece dire, Xenia, che il latino è più evidente al sud dentro i dialetti. Ti faccio un esempio, Xenia, scusami se ti do del tu. La lingua siciliana è il calco del latino. Per esempio, l'ausiliare essere, fu, passato remoto. Lo sapete com'è in siciliano? Fu. Quindi fuit, fu. Il passato remoto è dentro i dialetti ancora, soprattutto quelli del sud. Ma perché è rimasto dentro i dialetti del sud? Ma lo volete sapere perché? Perché i dialetti del nord, più vicini alla Francia, all'Austria, alla Slovenia, alla Svizzera, hanno influenze lessicali più dell'estero. Non sono più italiane. Quindi l'italiano pulito, quello che dicono, l'italiano pulito, non è quello del nord. Anzi, quello del nord è legato a il milanese abbruttito, il milanese, capisce perfettamente il francese, lo capite? Perché dentro il milanese, il longobardo, nel dialetto milanese, ci sono moltissime parole francesi, tantissime parole francesi. Quindi a un certo punto si dice la Toscana, ok, la Toscana non è sud, eppure nel parlato il toscano, il passato remoto lo usa sempre, credetemi. Chiaro, Xenia? Aspetta, ci sono un paio di domande da parte di Raisa. Raisa, c'è scritto. Sì. O Raisa, scusate, non so io, non mi sbaglio. Raisa. Si è materializzata. È così, sì, sì. Allora, rispondi tu a questa. No, Giuseppe. Mi incuriosisce molto. Cioè, voglio meglio capire... l'approccio di Dante verso la donna, ne abbiamo parlato. Cioè, in che senso, dice, è un'idea diffusa tra la popolazione comune di quel periodo? No, la mia domanda è, come spiegarvi? Quindi, la letteratura era disponibile sempre per i nobili, mm-hmm, che potevano anche leggere. Quindi, tra la popolazione normale, che non leggeva, questa idea che la donna è più reale, che amore non è solo, che non c'è
su rapporto più, diciamo, spirituale, meno spirituale, carnale, carnale tra la donna e l'uomo. Quindi questa idea era diffusa, ma più nel questo periodo del Medioevo. Ma questa idea era diffusa solo tra i nobili, oppure era anche presa nel popolazione normale? E dici con Dante? Intanto dobbiamo intenderci su cosa noi diciamo per popolazione normale. Attenzione, che stiamo parlando di un periodo che è nel quale la stratificazione sociale era completamente diversa rispetto a quella che è oggi. Pensiamo che la moderna ripartizione dei ceti sociali in ricchi, borghesi e poveri è postmoderna, diciamo è moderna, tra l'altro nasce dopo il marxismo per certi versi, col proletariato, e nel periodo invece medievale non c'era questo. C'era una strettissima cerchia di nobiltà, una strettissima cerchia di ricchi che erano molto legati al mondo della Chiesa e quant'altro, e tutto il resto era il nulla. Cioè, il terzo stato. Nel resto, il senso era che non c'era altro che pensare alla donna spirituale, carnale, eccetera. E lì dovevano andare a riuscire a sfamarsi, a guadagnarsi il pane. Quindi il punto era come poter educare, ecco, anche questa fascia di popolazione. Il Medioevo è il periodo che, per esempio, vede il nascere di una forma moderna anche di teatro, se vogliamo dirla tutta, no? Pensiamo a quello che avviene col teatro elisabettiano in quello che sarà poi il Regno Unito, in Inghilterra. Ma il teatro perché nasce? Prima del teatro elisabettiano, volevo dire. Il teatro dentro le chiese, fuori dalle chiese, che serviva per insegnare ed educare il popolo. Allora, perché si scopre l'importanza della letteratura? Per educare e, devo dire, anche forse per tenere buona la popolazione certe volte. Quindi la figura della donna, quindi poi Dante stesso, verrà utilizzato per certi versi per far sì che i nobili o i ricchi potessero continuare a fare la loro vita scellerata o la loro vita libidinosa, perché no, pur parlando della bellezza, dell'ideale, eccetera, e i poveri si dovevano riorganizzare, si dovevano arrangiare. La letteratura è lo specchio del periodo in cui si vive da un certo punto in poi. Nell'età di Dante non lo era ancora, non lo era ancora perché era un mondo idealizzato. Tant'è che Dante non parla della povera gente, sì, vabbè, ci sta, però la povera gente davvero nella letteratura italiana l'avremo col Verismo, poi solo con Verga, certo, successivamente. Quindi sì, ottima domanda. La figura della donna, la figura della donna è una figura molto controversa. Non dimentichiamo che c'era anche la caccia alle streghe. E le streghe erano solo donne. Non mi pare di aver mai sentito dire che è l'uomo lo stregone da altre culture. Ma anche questo ha un significato. Ha un significato perché la donna era vista come la libidinosa, era colei che portava in tentazione, e lì c'è anche tutto l'aspetto che poi si va a collegare anche a una religione. Una religione cattolica becera, una religione cattolica che porta a spingere ad andare a conquistare le terre perché dovevano essere tolte dalle mani degli infedeli, perché non seguivano i canoni religiosi. E siccome erano infedeli, ma poi sta a vedere in che cosa ci fosse stata infedeltà, si doveva capire a che cosa la fedeltà. Ma è un discorso che ci porta molto oltre. E la seconda domanda che faceva era: quale lingua sarebbe ancora più vicina al latino volgare, come dialetti nostri dell'Italia? No, voglio chiedere di lingua proprio,
per esempio, francese oppure italiano oppure spagnolo, per esempio. No, no, assolutamente l'italiano. La lingua per eccellenza più vicina al latino è l'italiano. La lingua che si evolve dal latino volgare è l'italiano. E ci sono anche lì spiegazioni, perché il francese poi nasce con la conflittualità tra la Languedoc e la Andoil. In Spagna abbiamo altri problemi perché in Spagna ci sono le invasioni dei Mori pure, e quindi vanno a modificare la lingua. La Romania, stessa cosa, la Romania ha delle inflessioni che derivano da lingue, in un certo senso vi entra anche un pizzico di slavo, ma soprattutto le lingue del centro Europa. L'Italia, e come diceva Gianni giustamente, in particolare l'Italia dal centro-nord in giù, è più protetta. E quindi, essendo più protetta, la gente mantiene di più le radici linguistiche. E l'italiano è la lingua che è la più vicina al latino, ma assolutamente. Non, per esempio, una delle cose che cambiano nelle altre lingue, francese, spagnolo in francese in particolare, è la fonetica. Non ha più nulla a che vedere con il latino. Noi prendiamo in giro i nostri cugini francesi perché diciamo che loro sono spreconi, esagerano. Allora, loro devono dire beaucoup, B-O-C-U, e loro cosa scrivono? Beaucoup. Allora, ma per quale motivo tu, per dire beaucoup, mi devi scrivere beaucoup, 8 lettere? Mi sembra un'esagerazione. Questa è la grandeur francese, no? E allora, beaucoup, B-O-C-U. Perché? Però è chiaro che c'è una spiegazione. La spiegazione nasce dal fatto che il francese voleva darsi questo spirito più nobiliare di evoluzione dal latino. Non dimentichiamo che i francesi, per buona parte del periodo anche moderno, premoderno, dominavano la guerra dei cent'anni, no? Parlate dei francesi con gli inglesi, ancora oggi non c'è grande simpatia, stiamo parlando di centinaia di anni dopo. Gli italiani da questo punto di vista, l'Italia da questo punto di vista ne ha fatte stupidaggini anche dal punto di vista di guerra, eccetera, voi russi ne sapete qualcosa, però poi alla fine noi siamo... Ne sappiamo di più noi. No, vabbè, perché comunque siamo venuti noi a rompere le scatole. Diego, cioè, ne sappiamo di più noi perché le abbiamo prese. Ma le abbiamo prese certamente, però purtroppo abbiamo fatto anche danni e ne abbiamo fatti anche tanti. E quindi a quel punto, voglio dire, l'Italia da quel punto di vista ha preservato maggiormente la latinità dell'essere, della lingua. Nella fonetica soprattutto, anche se ci sono stati molti cambiamenti. Ad esempio, un esempio su tutti, no? La Z italiana, la Z, in latino non esisteva. Perché arriva la Z italiana, la Z sonora? Perché viene dal mondo provenzale, ci viene dal nord, ok? E noi non l'avevamo, tant'è che tutt'oggi, attenzione, quando io parlo con un mio amico genovese, e vi porto un esempio, nella lingua italiana la S, la S, S pura e S impura, ma se voi ne parlate con un genovese, un milanese, gli dite, mi dici la differenza che corre tra rosa e rosa? Si mette a ridere e dice, ecco, sei l'uomo del sud, non esiste differenza tra rosa e rosa. E io dico, no mio caro, la differenza c'è ed è profonda. Perché la differenza è nel fatto che rosa è il participio passato del verbo rodere. Rosa è il fiore o il colore. Ora, perché si è perso al nord? Perché al nord è diventato tutto sonorizzato, la rosa, perché viene da questo francesizzare o anche comunque sia nordicizzare. Questo è uno degli esempi, ma ce ne sono tantissimi, tantissimi. Nel volgare. Parte degli esempi portano a poi a fare una lotta carina tra noi del sud e quelli del nord, e credetemi, se andiamo a prendere i vocabolari o le Treccani e altro, la vinciamo sempre noi, perché l'origine corretta sta più al sud che al nord. Ma non perché vogliamo fare campanilismo, sapete il termine campanilismo cosa vuol dire, no?
ma perché noi del centro-sud siamo stati più nobrati, più fortunati a conservare le origini delle parole da punto latino. Come il discorso del passato remoto, no? Toscana e Sicilia sono le due regioni in cui il passato remoto è più fortemente usato. E ci si prende in giro, perché se io parlo andando a Milano e lavorando anche in Milano, mi dicono: ma cosa hai fatto l'anno scorso? Io l'anno scorso feci, non ho fatto. Perché l'anno scorso si chiude, lo scorso anno è finito. Ma è un po' come il present perfect e il past simple inglese. È quella la differenza. Vabbè, basta, scusate. Bravissimo. Bene, allora, la prossima domanda sarebbe: quale dialetto italiano fosse più vicino al latino volgare? Ma la risposta ancora semplice sembrerebbe forse dire il romanesco, ma assolutamente no. Proprio non ha più nulla a che vedere. Ci sono dei dialetti della zona del Frusinate, zona Frosinone, zona del centro, che si avvicinano un po' al latino, ma non ce n'è più praticamente dialetti vicini al latino. Il volgare, in generale, volevo aggiungere, ricollegandomi, ho capito, Raya, perché hai fatto questa domanda che era collegata a quella di prima. Il latino volgare nella Divina Commedia di Dante è un volgare ancora legato al latino, quindi sì, in effetti non è vero che la popolazione riesce a leggere il volgare latinizzato di Dante, ancora il volgare di Dante è ancora adotto. E lo sai perché, cara Raya? Perché oggi, cioè in quel periodo, i poeti, gli scrittori dovevano pure mangiare e avevano bisogno di un mecenate. Quindi comunque il loro bacino, cioè il bacino sarebbe la loro utenza, era sempre un'utenza più ristretta. E quindi, ecco come diceva Giuseppe, non si parlava di poveri, si parlava sempre di peccatori. Allora, papi. Sì, vi sto scrivendo nella chat una cosa che poi tra l'altro ho preso da Wikipedia in questo momento. E in effetti mi era sfuggito soltanto di dirvi una cosa, non dialetto, ma c'è una lingua, che è la lingua sarda, che si avvicina di più al latino, ma proprio perché la Sardegna si è tenuta distaccata. Considerate che sono degli studi, ma non è che prendeteli con le dovute cautele. Però questo studio che viene fatto da Mario Pei rispetto al latino dice che la lingua sarda è quella che meno si è evoluta, parla di un 8%, che comunque è molto poco, perché non mi convince questo 8%. Però, come vedete, poi l'italiano, lo spagnolo, il francese manco lo vedete in questa prima schermata, perché il francese è quella che si è più evoluta dal latino. Quindi, alla fine, l'influenza del latino si vede di più nei dialetti del sud che in quelli del nord. Ma perché? Ma perché c'è un isolamento geografico, a parte un controllo da parte della Chiesa sul sud? Cioè il sud in generale rimane più conservatore. Se poi prendiamo più